Fa male, ragazzi, ma abbiamo fatto di tutto. Fa male perché nella condizione in cui eravamo, sperare una vittoria era qualcosa di troppo, troppo, troppo improbabile. Siamo ridotti all'osso, non capisco perché capitino tutte a noi. Ora va bene che oggi abbiamo trovato comunque due positivi in squadra, due giocatori che comunque avrebbero giocato da titolari, però anche se non fosse successo, non penso che la situazione potesse cambiare più di tanto. Abbiamo fatto la partita per il massimo che potevamo, abbiamo provato a reggere e poi ragazzi, giochiamo contro la Juventus. Non abbiamo giocato contro il Chievo, non abbiamo giocato contro il Pordenone, abbiamo giocato ragazzi contro la Juventus. E una squadra così, quando decide che la partita la vuole vincere, la vince. La vince. E l'ha fatto. Che colpe possiamo dare ai ragazzi? Niente. Non possiamo dare colpe ai ragazzi. Abbiamo fatto anche più tiri in porta. Poi è vero che comunque più tiri in porta l'ha fatta anche il Napoli contro lo Spezia, l'ha fatta anche l'Inter contro la Sampdoria, siamo d'accordo. Ragazzi, appunto, che cosa vogliamo dire? Hanno fatto una partita al 1000% come la facciamo ogni volta. Siamo comunque stanchi perché la sconfitta, la vittoria di Benevento, insomma, ci ha stancato e neanche poco. E siamo andati a questa partita, ragazzi. Probabilmente, ecco, con tutta la squadra a disposizione, io sarei stato il primo a sperarci. E probabilmente, visto quello che è successo a luglio, chissà. Ma queste condizioni, ragazzi. Ok, per chi non mi capisce, faccio un attimo una traslazione. Prendo un attimo gli infortunati nostri e li metto. Provo a metterli nella Juventus e fare un certo paragone. Allora, dietro mancava comunque Gabbia, quindi come se la Juventus mancasse Demiral, ok, difensore di scorta. E ci siamo. Eravamo senza centrocampo. Tonali squalificato. Krunic. Positivo, ebbene sei infortunato. Quindi insomma tre pedine importanti insieme a Kessié. Quindi ragazzi è come loro levare Rabiot, Ramsey e Bentancur, ok? Mancava Saelemaekers che comunque tanti lo prendono per il culo, però insomma Saelemaekers ragazzi è un giocatore che bene o male ha il posto di titolare in questo Milan e ha scalato le gerarchie ed ha superato Castiglieco, ragazzi, va ammesso. Purtroppo è la verità. Saelemaekers, secondo me, è un giocatore che si fa il campo a corsa tutta la partita, non si stanca mai. È un ottimo giocatore. Con le sue limitazioni tecniche. Con le sue grosse limitazioni tecniche, ma secondo me è un giocatore che ci mette anima e corpo. Quindi, come se la Juventus mancasse, te lo concedo, Bernardeschi, dai. Mancava Rebic. Come se la Juventus mancasse Dybala. Mancava Zlatan, come se la Juventus mancasse Ronaldo. Voglio vedere se togliamo questi giocatori alla Juventus vengono a giocare a Milano. Non so se poi il risultato anche questa volta sarà di 3-1. E quindi ragazzi, che posso dire? Cioè, dici, se hai informazioni dotta, giochi male, ma neanche a dire questo. E non mi rode perché non abbiamo allungato sull'Inter, perché ragazzi, cioè, non è che siamo andati a giocare contro la SPAL e abbiamo perso 3-1 tirando più volte in porta. Abbiamo giocato contro Juventus. Abbiamo giocato contro una squadra che comunque viene da 9 scudetti di fila. Che bene o male, comunque la conosciamo tutti. Cioè, siamo persi tutto merito loro. Cioè, c'è da veramente dirla in parole franche. Hanno fatto la partita da Juventus dove sbloccano la partita. Poi magari si chiudono dietro, hanno visto che comunque noi quando loro si chiudono dietro riusciamo comunque a trovare dei varchi, perché siamo arrivati vicini all'1-1, l'abbiamo fatto e poi siamo andati anche vicini al 2-1, perché avessi visto la partita. E poi ragazzi, Juventus ha fatto quello che fa sempre, gioca 10 minuti, risolve la partita e la partita finisce. Finisce. La Juventus non è come l'Inter che magari gioca gli ultimi 20 minuti della partita, come per esempio ha fatto contro la Sampdoria e non c'è riuscita, come ha fatto contro il Parma, come ha fatto contro il Torino. Ti ribalta la partita, segna l'ultimo gol al 94esimo. Juventus tira fuori le palle per 10 minuti, non te la fa vedere la palla e vince la partita. Quindi
purtroppo è una cosa che puoi fare con certi giocatori in squadra. Di certo, se vai a chiedere a Doge e appunto se Makers e Prime Diaz di fare un gioco così, diciamo che incontri dei grossi limiti davanti a te. Tutto qui il discorso. E ripeto, non ho niente da riprovare a questo Milan. Partita giocata a livello veramente più che sufficiente, perché io non so veramente cosa dire. Al di là delle sviste arbitrali, perché comunque mancava sia un rosso a Betancourt e mancava anche comunque che il gol dell'1-1, è un po' dubbio il contatto tra Rabiot e Calabria. Poggi e Buche fan pari e siamo a posto così. E quindi ragazzi, io ci metto la faccia perché non la sento come una sconfitta. Mi dispiace solo aver perso questa striscia di imbattibilità, di questa striscia che persisteva ad agosto di segnare almeno 2 gol per partita. Mi rode più quella più che altro, perché comunque, cioè, ragazzi, quando non sei attrezzato per poter battere una squadra e non la batti, non c'è da meravigliarsi. Cioè, non è che caschi dal nuvolo e dici: no, non l'ho battuta. Ti rammarichi, ti brucia, però cioè alla fine, quando fai i calcoli a inizio stagione, metti in preventivo che delle partite così le puoi perdere. Avessi perso allo stesso modo magari domenica scorsa contro il Benevento, senza togliere la squadra, che comunque Benevento anche oggi ha dimostrato di essere una grandissima squadra per gli obiettivi che ha, l'avrei presa molto molto più sul personale sicuramente. Non sarei qui con la calma di questo mondo a parlare di questa partita. Quindi, se vi aspettavate un super sfogo, avete sbagliato persona. Perché, comunque, rode più che altro, cioè, rattrista una sconfitta così. Perché non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Come dice la meme, no? Quindi, sai che va a finire così, e poi pensi di essere psicologicamente pronto che finisca così. Poi ci finisce. Comunque, psicologicamente pronto non lo sei, perché vedere la tua squadra che perde non è mai bello, e non è bello soprattutto dopo che è riuscita a fare una striscia incredibile di risultati tutti consecutivi dall'8 marzo, ragazzi. Quasi un anno. 10 mesi. 10 mesi, tra 2 giorni. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio della visione di questo video. Non avevo veramente niente da dire perché la partita è già stata gestita, ragazzi. Abbiamo giocato come giochiamo le partite tutte. Abbiamo giocato bene, abbiamo giocato con i soliti schemi. I giocatori hanno potuto fare quel che potevano fare, ragazzi. C'è chi giocava fuori ruolo. Infatti anche Pioli a un certo punto ha mollato. Di sicuro, se la partita fosse stata in pareggio all'ottantesimo, non avrebbe messo Daniel Maldini. Quindi non è che venite adesso nei commenti a dirmi: Pioli non sa fare perché mette Maldini, la partita poteva essere messa in piedi. No, perché anche Pioli a un certo punto si è reso conto che questa partita ormai era andata, che bisogna pensare al Torino, e quindi ha messo le riserve per far riposare i ragazzi titolari, e quindi una mossa così è assolutamente capibile. Ecco, adesso se non si va a vincere col Torino, dato che comunque l'Inter gioca a Roma, che l'Inter per me è strafavorita, però comunque Roma non è un campo da sottovalutare, poiché comunque a Roma, Napoli a parte, non ha giocato male questa stagione. Comunque Roma, Napoli e Atalanta a parte, comunque la presa anche dall'Atalanta non si è rivelata una brutta squadra, ma questo penso lo sappiano anche Muri, che la Roma non sta giocando male quest'anno. Quindi l'Inter gioca a Roma, e quindi noi abbiamo un'opportunità ipoteticamente di poter poi, ragazzi, le partite non è una, sono due risultati, quindi si deve poter a casa il risultato a Roma. E se ce lo dobbiamo portare a casa noi, ragazzi, quindi insomma non do niente per scontato, però diciamo che l'ago della bilancia pende più dalla parte nostra per quanto riguarderà domenica scorsa. Poi ovviamente ci sarà la partita contro il Cagliari, dove appunto ci sarà Juventus Inter, quindi per forza una delle due, se non entrambe, rimarranno indietro. E quindi io mi auguro almeno fino a Juve-Inter di tenere almeno primo posto in classifica. E poi, ragazzi, ci sarà Milan-Atalanta, e lì ci verrà presentato il conto. Ve lo dico già, ragazzi, ci verrà presentato il conto. Conto che, a differenza di altre squadre,
non viene presentato per colpa nostra. Perché come ho sentito molti youtuber razziali dire che comunque il conto è stato presentato per via di certe scelte societarie, non vado a fare nomi, ma ragazzi, youtuber che stimo veramente tanto, non ci verrà presentato il conto della nostra sfortuna. Perché tutti dicono, siete fortunati, fate sempre quello all'ultimo, e i rigori di qui, e le espulsioni per gli altri di là. Ragazzi, no. Perché una squadra può essere fortunata quando va in campo, ma non è possibile che se si rompono tre giocatori sono proprio quelli più importanti. Perché allora anche qua poggi e buche fanno pari. Detto questo, ragazzi, ci ho voluto mettere la faccia, non ho voluto nascondermi, non... e vi ho detto la mia in maniera più tranquilla, sincera e onesta possibile. Perché sapevo che sarebbe andata a finire così e così è stato. Lasciate like al canale se vi va e iscrivetevi. Questo è il primo video del 2021, purtroppo non, diciamo che non è che stia iniziando in maniera molto scoppiettante il quarto anno sulla piattaforma, però ragazzi, quando bisogna mettere certe cose vanno assolutamente ammesse e penso che sia arrivato il momento. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani alle 3 perché esce il video del Fantacalcio, quindi vi invito assolutissimamente a guardarlo perché merita. E grazie della visione di questo video, niente da dire, grazie a tutti.